Io dico che la partita per me è un giorno di festa. Sempre parliamo con i ragazzi che lavoriamo insieme di che ogni gara in casa è molto importante per noi, perché tutti arrivano a godere di un spettacolo sportivo di altissimo livello come il che il Dertonas fa sempre in casa e fuori, vero? E anche oggi noi lavoriamo, mi ruolo è giustamente quello, no? Come dice, io sono il facility manager che fa tutto quello che deve fare perché loro poi facciano il lavoro in maniera corretta. Okay? Lo giocatore, lo staff, anche lo tifo viene in gola di un grandissimo spettacolo, anche lo sport guarda su marca e non spettacolo di questo livello. La cosa più bella per me sicuramente è all'arrivo. Siamo il primo che arriviamo e l'ultimo che andiamo a casa. E arrivare con tutti alla umbra di questo bello stadio, questo bello palazzetto, e dopo guardarlo così, aspettando il giocatore, il tifo e a tutti i protagonisti. Allora, io durante la partita prendo i palloni, tolgo dal campo oppure tiro il tunnel, poi faccio un sistema di sorveglianza anche degli spogliatoi, se hanno bisogno o non hanno bisogno. Quando arriva l'antidoping devo gestire questa situazione, che loro vogliono il tavolo, vogliono quello che hanno bisogno per affrontare questa procedura. La parte più bella per me è quando i giocatori passano nel tunnel e mi danno il 5 con la mano, perché sono molto contento, perché mi sento parte di un bel gruppo. Io sono lo speaker, quindi dico al microfono tutto quello che succede in campo. Quindi punti, canestri, falli, ogni volta che c'è un fischio arbitrale è compito mio, e ho anche il compito di, diciamo, enfatizzare, caricare il pubblico in un momento in cui la squadra è in vantaggio o comunque la partita è punto a punto, e cercare di tenerlo tra virgolette su di morale quando la squadra è in rimonta o è sotto nel punteggio. Quindi tutto quello che succede nel campo e c'è da comunicare è compito mio. Signore e signori, un grande applauso! La cosa che mi gasa di più è quando c'è una giocata che ovviamente gasa il pubblico, mi gaso anch'io, ci gasiamo tutti. Ed è la cosa più bella di questo ruolo. È bello anche e soprattutto quando c'è una rimonta, in cui bisogna cercare di caricare il pubblico, perché è una parte fondamentale per i giocatori, per la partita e per tutti. Sicuramente quando senti che urlando un nome, un canestro eccetera, senti anche il pubblico che ti segue, è sicuramente bello e stimolante. Go, 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 go! Let's go! Let's go! Tutti in piedi! Fuori numero 34, Kyle! Fuori numero 43, Leon! Il coach Facile Raffaele, assistente Jacopo Squarcina, Fanny Talpo, Edoardo Rapolini, e adesso tutti in piedi per l'inno nazionale italiano. Dell'ospitality del Dertona Basket, la mia partita è arrivare qui a Casale al palazzetto di mattina presto e iniziare con i ragazzi che si occupano dell'allestimento a mettere giù i tavoli, i prodotti del territorio tortonese che promuoviamo e che proponiamo ai nostri ospiti da un'ora prima della partita e durante l'intervallo. La richiesta per entrare in ospitality da parte degli sponsor e da parte dei tifosi è sempre molto alta e cresce di anno in anno, aumenta anche ogni campionato. Il mio momento preferito della partita è
quando cominciano ad arrivare gli ospiti in hospitality nella nostra sala di Casale Monferrato, dove si inizia un po' a commentare l'andamento della partita, il risultato, come sta andando, e ascoltare anche tutti i commenti dei vari tifosi. Per me la partita è questo, è accogliere gli ospiti del Dertona Basket e i tifosi dei Leoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Ok, va bene. Dubbi sulle posizioni? Basta, va bene, andiamo. Ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati.